Guarda, ti faccio solo assaggiare poco poco la crema, poco poco. Guarda, mo, facciamo la metà, metà te, metà io. La crema! Due tuorli, un cucchiaio di mais oppure di farina, due cucchiai di zucchero, ml di latte. Potete usare il latte che preferite, va benissimo anche un latte vegetale. Mescoliamo bene e portiamo sul fuoco. Dopo pochi minuti la crema si addensa ed è pronta. Bisogna mescolare sempre in modo da ottenere una crema bella vellutata. Ora divido la crema in due parti e su quella che rimane nel pentolino, che è ancora calda, aggiungo del cioccolato. Io qui vado un po' a sentimento con il cioccolato. Basta mescolare e abbiamo un'ottima crema fondente. Oltre alla tavoletta di cioccolato mi piace aggiungere anche una puntina di cacao amaro in polvere, che a me piace con il sapore bello intenso. Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Prepariamo l'impasto. Un uovo, 3 cucchiai di zucchero, che sono 80 grammi, 170 ml di latte, cioè un bicchiere meno un dito, aggiungiamo la farina, che sono 300 grammi, come ultimo ingrediente vado ad aggiungere 15 ml di marsala, ma è facoltativo. Infine 10 g di lievito per dolci. Non servono neanche le fruste per preparare l'impasto, è veramente molto molto semplice. Controlliamo la temperatura dell'olio inserendo all'interno il manico di un cucchiaio in legno oppure uno spaghetto. Se si formano tutte bollicine intorno vuol dire che è bello caldo. Ci siamo, vedete? A questo punto abbasso un pochino perché ho fatto la pace. Mezzo cucchiaio di impasto che si fa cadere in questo modo. Una volta che prendete la mano con il cucchiaio vedrete che vi vengono belle tonde, eh? E le tuffiamo subito nello zucchero, così si attivisce meglio. Con un coltello a punta creiamo un buchino. Questa cosa va fatta quando sono ancora calde, altrimenti poi è difficile. Inseriamo all'interno la punta della sac à poche per veleno, così, e facciamo. Riempiamo per bene bene.
Aspetta, che meraviglia! È importante inserire la punta bene bene all'interno, se no non riuscite a farcirlo. E spingete finché non sentite che è bella piena. Ecco. La crema, prima di utilizzarla, bisogna mescolare bene 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 in modo da farla ritornare fluida. Okay. Sono praticamente dei bomboloni senza lievitazione, pronti subito. Ragazzi, e come fa questo a non essere un meraviglioso risveglio? Sono le 8 di mattina precisa, questa è la mia colazione di oggi. Apriamone. Se invece non avete tempo o voglia di stare a farcire una per una, mettete la crema dentro un contenitore e servitela in questo modo. Ma quanto sono buone le castagnole! Eh? Quanto sono buone! Che guardi l'obiettivo! Oi, oi. Mi dai un pezzettino? Dammi un pezzettino, dai, ti prego, dammi un pezzetto! Te ne vai! Oh, Piero, un pezzettino solo a mamma! Ti sei mangiata tutta la crema! Mamma mia! Guarda, ti faccio solo assaggiare poco poco la crema, poco poco. Guarda, facciamo la metà, metà te e metà io. La crema! Dammi metà. I bambini piccolini non devono mangiare queste cose, lo sai? Lo sai? Oi! Ah!
Piero, lo sai che i bambini piccoli non devono mangiare le castagnole? Che sono fritte, piene di crema. Lo sai? Senti, dammi questo pezzettino qua, dammelo a me. Fatevi tentare dai colori e dalla magia del carnevale, ma soprattutto dai suoi dolci. Da da da.